Dici la verità e sei maschilista. Vergogna! E poi ti trattano come una scurreggia e fanno la pipì in testa. Donne e vittimismo. Quella del vittimismo è una vera e propria tecnica che utilizzano quando le metti spalle al muro e non sanno più cosa fare. Quindi rigirano la frittata e ti cercano di far sentire in colpa. Anche quando tu colpe non ne hai. E tu chiaramente ci caschi proprio come un pollo in batteria. Uno di quei polli dell'AIA. Senza antibiotici, OGM. Ma comunque un pollo. Ti scusi su cose che non hai fatto. Quando però tocca a loro detenere il potere, problemi non se ne fanno. Puoi anche piangere in giapponese. Facciamo un esempio, altrimenti sembro solo pazzo. Non è che sono solo pazzo, c'è qualche verità. Qualche. Lui, lo studente, viene trattato male da qualche settimana. Lei risponde proprio male. Vi giuro su Dio che lei arriva addirittura a dire: "Perché sei così dolce con me?". Vi giuro. Cioè della serie: "Perché mi tratti così bene?". Ad un certo punto prendiamo in mano la situazione. Riprendo il controllo semplicemente opponendomi a questo comportamento. E l'ennesima motivazione me la dà lei. Noi stavamo spiegando le nostre ragioni in maniera educata, relativa al fatto che non può trattarci così. Lei visualizza e sta online 10, 20, 30, 40, 50 minuti. Tranquilla proprio. Lui mi dice: "No, lo fa sempre così, quando si litiga, quando io spiego le mie ragioni è come se mi snobbasse". Allora mi altero e le scriviamo: "Questo è l'affetto e il rispetto che provi e decanti tanto. Io sono qui a parlarti e tu ti fai bellamente i cazzi tuoi. Sai cosa c'è? Hai ragione. Perché sono così dolce con te? Non meriti un cazzo". Questa risponde dopo 30 secondi. 30. Prima ci aggredisce. Perché dice: "Ma com'è possibile che questo pollo si stia ribellando? No, non funziona così". Poi quando vede che facciamo sul serio e combattiamo, rispondiamo colpo su colpo, fa la vittima. Con frasi quali: "Ti piace farmi sentire una merda? Cosa ti ho fatto? Scusa se stavo facendo altro e non potevo tenere il cellulare in mano. Ah, grazie, grazie tante". E lei nei messaggi precedenti lo trattava come una pezza da vomito. Quello del vittimismo che attuano le ragazze è una sorta di ultima spiaggia per riprendere il controllo. Non ti controllano più con la parte estetica, neanche con quella psicologica, allora buttano tutto sul vittimismo. Non farti abbindolare mai. Ripeto, queste sono tecniche che non si accorgono neanche più loro di attuare. Lo riscontri in ogni singola ragazza, chi più, chi meno. È un riflesso incondizionato. Facciamo un altro esempio. Lei detiene il controllo e fa un po' ciò che le pare. Lui, il ragazzo, è mezzo zerbino. Come capita spesso anche agli zerbini, in fondo al loro cuore peloso da zerbino, hanno una dignità e si ribellano. Studente insieme a questa ragazza da 7 mesi, lui 28, lei 32. Lei lunatica a caso. Dovevano vedersi. Lui: "Ehi, non ti ho più sentita ieri. Oggi alle 15 sono da te, ok?". Lei: Sì". Lui alle 14:30. "Ehi, sto uscendo di casa". Lei: "Guarda, facciamo magari domani, è che ho da fare delle commissioni". Questo succedeva quasi ogni volta. Allora subentro io e le dico chiaramente: "So bene che sei abituato a fare così anche con tutti gli altri, ma mi sono rotto le palle di questo atteggiamento. Alla Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Facciamo che non ci vediamo e fine". Lei: "Come ti pare". Sentite che sottotesto, cioè la risposta di una che scrive così. La risposta di una che se ne sbatte fondamentalmente e che sa che può avere il ragazzo. Lui voleva continuare a scriverle. Io l'ho legato alla sedia. Visualizziamo e non rispondiamo. Lei aspettava una risposta. Era una provocazione. 15 minuti dopo: "Grazie per il trattamento. Comunque forse hai ragione. Puntini puntini". Altra provocazione. Ancora niente vittimismo. Può capire se può spuntarla prima. Noi, è il trattamento che mi riservi almeno 4 volte alla settimana, quando ti alzi con la luna storta. Quindi fattelo andare bene. Lei ride. Ha ha ha. Tu sei fuori di testa". Noi non rispondiamo. Lei dopo 25 minuti: "Bravo, che bella considerazione che hai di me, grazie". Vittimismo modalità on! Quindi lei per 7 mesi fa il cazzo che vuole e quando questo povero Cristo per una volta dice ciò che pensa è uno stronzo marcio pisciato e cagato. Bello, 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 che bello! È solo questione di rispetto. Lei vuole essere rispettata? Assolutamente legittimo. Ma anche io voglio essere rispettato e voglio che ammetti quando sbagli e non che rigiri la frittata.